Due poliziotti, fucili puntati e una storia ai limiti dell'umanità. Arrestati in Africa senza aver fatto niente. 18:10 di sera, tutti pronti per uscire dalla spiaggia e recarci a casa. Ti contenti, ci mettiamo in macchina. Era stata una giornata fantastica. Avevo addirittura cambiato look e mi ero fatto le treccine. Cambio totale di look. Erano esattamente 20 minuti di strada e senza sapere cosa ci avrebbe aspettato ci incamminiamo. Ma da dove è iniziato tutto questo? Nel precedente episodio. Raga, stanno facendo? Ma chi sono sti qua? Sono gangsta. Oh, ma che cazzo sto vedendo, raga? Che facciamo, Andrea? Dina, raga. Oh, ma che fai? Oh, Dina. Stai scherzando? Qua noi neanche noi ci dobbiamo stare qua. Ma Andrea, no, aspetta, raga, entriamo in macchina e chiudiamoci. Mettila in macchina, mettila in macchina. Dopo una giornata apparentemente paranormale, dove avevamo salvato una bambina, pensavamo che tutto fosse andato per il verso giusto. Ma era solo l'inizio delle nostre disgrazie. Noi siamo youtuber, raga, quindi abbiamo telecamere letteralmente ovunque. Per fortuna nei giorni precedenti avevo installato due telecamere in macchina. E se oggi posso raccontarvi questa storia è grazie a quelle. Tornando a noi, mancavano gli ultimi 5 minuti di strada quando Giada improvvisamente ci dice questo. Ok, di qua Salvo devi andare a sinistra, così di qua? È uno scorciatoio. Sì, 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 sì. Ma sei sicura? Perché? Sì, dai, lo dice. Sì, 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 Google Maps lo dice, dai, andiamo. Ok, sempre dritto, vai sempre dritto. Stiamo arrivando. Ma che cazzo è? Un blocco stradale. Vero? Alza la telecamera, avvia la rec. C'è un blocco stradale. Ma che succede? C'è la polizia là. Ma che cazzo? C'è la polizia. Ma non è la polizia? Polizia? Sì, 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 è la polizia. Ma che cazzo? Aspetta, non far vedere che registri. C'è la polizia, raga. Mi dispiace. No, no, oh no, cazzo. Fra, ci ha detto di fermarci. Ci ha detto di fermarci. Aspettate, vi state chiedendo chi è questo tizio? È un poliziotto. Esattamente, raga, la polizia qui in Africa indossa delle pettorine gialle. Delle pettorine che chiunque potrebbe indossare. Cioè, è facilissimo fingersi poliziotto qui. Vabbè, adesso continuiamo. Alza la mecca. Mi stop? Tenetevi pronti perché da qui in poi inizierà il nostro incubo. What? Here, it's okay? Where's the passport? Passport? Yeah, yeah. Passport? Yeah, yeah, where's the passport? Esattamente, la polizia ci ferma apparentemente per un controllo e ci chiede i passaporti. Non capiamo bene cosa sta succedendo, ma una cosa è certa, c'è qualcosa di grave. E quel qualcosa siamo proprio noi. We don't have passport. No, get down. Oh, ma che cazzo fai? Mi sta puntando là. È tutto vero, dopo aver detto alla polizia che non avevamo i passaporti, ci puntano l'arma e ci minacciano di scendere. Che cazzo facciamo? Lì arriva il clou della situazione. Il poliziotto esce le manette e fa una cosa che non avrebbe mai dovuto fare. Mi arresta. Mi stanno arrestando, Giada. Ma che cazzo? Ma che cazzo sta succedendo? Ah, ma fai quello che ti dice, altrimenti finisce male. Il poliziotto inizia subito a parlare con il suo capo e a quanto pare, parlando nella loro lingua, ci identificano come terroristi. Terroristi, raga, ci hanno preso per terroristi. Ok, fermi un secondo, ma questa faccia qui vi sembra per caso un terrorista? Cioè, perché sembro più un pagliaccio. Ok, torniamo seri adesso. Raga, ho le manette, raga. Una volta con l'arma puntata, raga, siamo letteralmente andati nel panico. Giada e Joe mi dicevano non uscendere, è troppo pericoloso. Se questi qua non fossero veramente poliziotti. Però, raga, avevo un fucile puntato, non potevo di certo scegliere. No, ma non è legale sta cosa. No, ma che sta succedendo? Commentato, che cazzo fare? Gio, sali immediatamente.
Dopo avermi arrestato, continua a parlare col suo capo e a quanto ho capito il suo capo non può raggiungerlo. Quindi la soluzione sapete qual è? Portare noi e tutta la macchina nella stazione di polizia. Roba da pazzi. Oh mio Dio, ma questo che cazzo sta facendo? Sto salendo in macchina. Non farti vedere che registri, sono scioccato. Cioè da un'arma che è fuori di testa. Ma che cazzo sta succedendo? Ma pensate che sia finita qua? Questo poliziotto apparentemente scoppiato e pazzo si accorge che Giada sta riprendendo tutto con un cellulare. E guardate cosa fa. Ragazzi, quello che stavamo vivendo in quel momento era realmente una scena di panico. Non sapevamo cosa fare, questo poliziotto avrebbe anche potuto picchiarci. Nessuno di noi era più lucido, beh, anche perché vi sfido a esserlo. Come si fa ad avere uno sconosciuto in macchina con un fucile grosso così, con uno del gruppo in manette? Mantenere la calma in quel momento non era proprio facile. Ora è fatta, da ora in poi non vedrete più niente perché non avevamo più telecamere connesse. Ma mentre vi dico queste parole, chiudete gli occhi e provate a immaginare quel momento. Il poliziotto tutti insieme ci porta nella stazione di polizia più vicina. Dopodiché ci fanno scendere come dei veri e propri criminali e ci danno in mano al suo capo, dove per oltre 2 ore continua a interrogarci. Continuiamo a chiedere che vogliamo parlare con i nostri genitori e chiediamo un avvocato, perché tutto quello che sta succedendo è un'ingiustizia vera e propria. Non ci lasciano spiegare niente. Il loro inglese, così come il nostro, non era veramente buono e quindi è proprio difficile comunicare. A me solamente mi mettono in cella, mentre Giada e Joe in sala di attesa. Ci dicono che devono capire se sono io quello che stavano cercando oppure no. Ora abbiamo la prova. A quanto ho capito, stavano cercando una specie di terrorista con i capelli verdi. E quindi quando quel poliziotto ha visto me con i capelli verdi, è andato letteralmente nel panico e ci ha detto di venire con lui. Ho cercato di spiegare ai poliziotti che non eravamo noi, noi eravamo solamente degli youtuber in vacanza. Quindi stavo chiedendo loro di liberarci immediatamente, se no gli avrei fatto passare le pene dell'inferno, ma niente da fare. 5:50 del mattino. Ci dicono che possiamo tornare a casa, ma che presto si faranno sentire loro per nuovi aggiornamenti. Ora sono le 10 del mattino e tutto questo è successo poco meno di 8 ore fa. Non ho ancora dormito, ma una cosa è certa: siamo a casa nostra, sani e salvi. Questo è l'importante. Tutti gli aggiornamenti del caso ve li darò su Instagram, crazy_mad. E se ci dovessero essere importanti novità, vedrete sicuramente una seconda parte. Quindi vi chiedo di lasciare almeno 20.000 like per tutto questo incubo che abbiamo dovuto subire. Vi chiedo infine, ragazzi, di non preoccuparvi. So che quanto successo è stato molto pesante, ma io, Giada e Joe stiamo super bene. A questo punto vi chiedo solamente, e voi che ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti.